Maxi truffa da 12 milioni di euro per il bonus facciale. Il sostituto procuratore Antonio Pizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha notificato l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari a 33 persone e 6 società. Tra i coinvolti spicca anche il nome del noto imprenditore cilentano Concordio Malandrino, già imputato in altri procedimenti penali, quale dominus di truffe milionarie simili, a tutt'oggi ricercato dall'autorità giudiziaria. A quanto pare si sarebbe trasferito a Dubai. Nei guai anche due sacerdoti alla guida di altrettanti istituti religiosi e conventi nel Cilento, oggetto di restauri in realtà mai realizzati per 5,7 milioni di euro. A carico degli indagati residenti ad Agropoli, Perdifumo, Pollica, Castellabate e nelle province di Napoli e Lecce, le Fiamme Gialle di Agropoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza di conti correnti, autovetture e beni immobili per 2,5 milioni di euro, interrompendo la circolazione e compensazione di falsi crediti d'imposta in danno all'erario per oltre 10 milioni. L'accusa per tutti è di truffa aggravata, tentata e consumata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche per aver generato, ceduto e compensato crediti d'imposta per opere edilizie fittiziamente attestate nel 2021 e nel 2022. Secondo l'ipotesi investigativa, la documentazione necessaria per accedere all'incentivo veniva artatamente predisposta anche attraverso l'ausilio di ingegneri e geometri compiacenti.